Il libro Amaldi, per iniziare la polarizzazione delle onde elettromagnetiche, spiega che quando per esempio arriva un campo elettrico, un'onda elettromagnetica con un campo elettrico oscillante in verticale, è in grado di mettere in movimento gli elettroni di conduzione che si trovano dentro questa antenna verticale. Questa antenna è un'antenna ricevente che assorbe una parte dell'energia trasportata dall'onda elettromagnetica. Il libro spiega questa cosa per introdurre poi i filtri polarizzatori, che sono dei materiali composti da fibre conduttrici allineate tra loro. Filtri polarizzatori sono lamine Polaroid, che vengono rappresentate in questo disegno con tutte queste fibre conduttrici, per esempio, in direzione orizzontale. Allora, quando arriva un'onda non polarizzata, cioè un'onda che ha il campo elettrico che oscilla sia in questa direzione verticale, che in questa direzione orizzontale, quindi in entrambe le direzioni trasversali alla propagazione dell'onda elettromagnetica, che è X. Allora, le fibre conduttrici, siccome sono disposte in orizzontale, sono in grado di assorbire la componente orizzontale del campo elettrico. Infatti, questo campo elettrico fa muovere avanti e indietro gli elettroni, i portatori di carica, cioè gli elettroni di queste fibre conduttrici. Invece passerà soltanto la componente verticale del campo elettrico, perché quella componente verticale non è in grado di mettere in oscillazione i portatori di carica nelle fibre, perché le fibre appunto sono orizzontali e permettono agli elettroni soltanto il movimento orizzontale, quindi la componente verticale non viene assorbita e passa. La componente verticale è l'asse di trasmissione, cioè è quella allineata con l'asse di trasmissione, invece la componente orizzontale, che è quella assorbita, è allineata con l'asse di assorbimento del Polaroid. La luce che emerge da una lamina Polaroid è sempre polarizzata lungo l'asse di trasmissione, come si vede in questa figura qua. Se poi si mette un secondo Polaroid, anche lui orientato come il primo, allora la luce polarizzata verticalmente passa anche attraverso il secondo Polaroid, e qui c'è un campo elettrico che oscilla così, quindi passa anche attraverso il secondo Polaroid perché non viene assorbito. Se invece il secondo Polaroid è messo con asse, con le fibre perpendicolari al primo, quindi con asse di trasmissione orizzontale, allora blocca tutta la radiazione incidente su di lui, perché quella radiazione incidente è tutta polarizzata linearmente in verticale. Qui si vede che cosa accade con due filtri Polaroid incrociati, cioè incrociati vuol dire che hanno gli assi di trasmissione perpendicolari tra loro, cioè succede che nella zona di intersezione, cioè nella zona dove si sovrappongono i due filtri Polaroid, la luce non passa, infatti appare nera. Invece le zone grigie sono le zone dove agisce un solo Polaroid alla volta e producono ciascuno una riduzione dell'intensità luminosa del 50% rispetto alla luce incidente che non era polarizzata. Ricordiamo che la direzione di polarizzazione di un'onda elettromagnetica è la direzione dove oscilla il campo elettrico. Questa è un'onda elettromagnetica piana, polarizzata in verticale e linearmente in verticale, e questa è polarizzata linearmente in orizzontale. Qui c'è una polarizzazione circolare perché il campo elettrico punta in direzioni che variano, però variano come i raggi di un cerchio. Cioè, osservando da questo punto di vista, quindi vedendo l'asse X che viene verso di noi, vediamo il campo elettrico che descrive i raggi di un cerchio. Questa è una luce non polarizzata e questo è il campo elettrico che può oscillare in questo modo così, e questo è sempre il campo elettrico, non è il campo B, è il campo elettrico che può oscillare anche in quest'altra direzione, quindi il campo elettrico può oscillare in tutte e due le direzioni trasversali alla direzione di propagazione dell'onda. Qui il libro Amaldi dice quello che abbiamo detto prima noi, cioè che quando incide una luce non polarizzata, quando incide su un filtro Polaroid, passa sempre soltanto una metà, perché in media la luce naturale, cioè non polarizzata, è composta in media per metà da onde polarizzate verticalmente, per metà da onde polarizzate orizzontalmente, quindi una metà viene trasmessa dal polarizzatore e l'altra metà viene assorbita. Qui è spiegata la legge di Malus, dove si vede che sta incidendo su questa lamina Polaroid
una luce polarizzata linearmente con il campo elettrico oscillante in questa direzione inclinata, l'asse di trasmissione è orizzontale, quindi passerà attraverso il polaroid soltanto la componente parallela del campo elettrico. La componente parallela e parallelo sarebbe E coseno di alfa. Quando poi passiamo all'intensità luminosa, cioè all'irraggiamento, viene questo fattore cosen quadrato di alfa, perché l'irraggiamento è essenzialmente il quadrato dell'ampiezza di oscillazione del campo elettrico. Quindi il campo elettrico è coseno di alfa e il suo quadrato, che è praticamente l'irraggiamento, è coseno quadrato di alfa.